Ben trovati a una nuova edizione del telegiornale regionale di Canale 81 Lazio. Vediamo gli ultimi fatti avvenuti nella giornata di oggi. Due ragazzi di 18 anni sono state violentate a Roma da due uomini di 24 e 46 anni rispettivamente di origine romena e albanese. I fatti sono accaduti alcuni giorni fa nel quartiere della Borghesiana con i due aguzzini che sono stati arrestati. Il più giovane in flagranza di reato, mentre l'altro era in un deposito di autobus pronto alla fuga, dato che aveva anche un trolley con sé. I due uomini ora sono stati rinchiusi nel carcere romano di Regina Coeli. Sembrava impossibile e invece anche questo obiettivo è raggiunto. Da oggi l'attivazione della carriera alias per il personale dipendente di Roma Capitale è realtà, grazie all'assessore Andrea Catarci per confermarsi attento alleato della comunità LGBTQ+, per aver attivato l'iter che ha portato all'approvazione in giunta del testo. Così in una nota si esprime Marilena Grassadogna, coordinatrice dell'ufficio diritti di Roma Capitale. Andiamo ora in provincia di Viterbo, al lago di Bolsena, dove numerosi reperti archeologici sono stati ritrovati durante i lavori finanziati dal PNRR per la creazione di un percorso subacqueo sul sito sommerso del Gran Carro del Lago, risalente alla prima età del ferro, nel periodo compreso tra la fine del X secolo e l'inizio del IX secolo a.C. Ancora allerta caldo nel Lazio, Roma, Rieti, Viterbo e Latina continuano ad avere il bollino rosso sia oggi che domani. Non si allenterà quindi nel fine settimana la morsa, diversamente da quanto avverrà in altre città del nord. È quanto emerge dal bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute, che monitora 27 città. E chiudiamo questa edizione con il calcio. Finalmente è arrivata l'ufficialità: Artem Dovbyk è un nuovo giocatore della Roma. L'annuncio arriva proprio dallo stesso club giallorosso attraverso il suo sito ufficiale. Si tratta di un attaccante centrale, classe 1997, di nazionalità ucraina, che nell'ultima stagione ha giocato in Spagna, nel Girona, diventando il capocannoniere della Liga con 24 reti. Bene, con questa notizia è tutto. Grazie per averci seguito. Restate su Canale 81 Lazio. A presto.